Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dove affronteremo un allenamento totalmente diverso da quello dell'altra volta. L'altra volta abbiamo fatto un allenamento a circuito, stavolta andremo a fare un allenamento suddiviso in serie, ripetizioni e tempi di recupero. Quindi un allenamento totalmente diverso per la parte delle gambe. Andiamo a vedere ragazzi com'è composto questo allenamento. Il primo esercizio, squat in sovraccarico con i manubri in posizione neutra. È un esercizio in preriscaldamento perché comunque ci aiuterà a scaldare il ginocchio e l'articolazione comunque della gamba, che ci servirà più avanti per fare gli esercizi un po' più difficili. Faremo 4 serie da 10 ripetizioni con 40 secondi di recupero. Secondo esercizio ragazzi, affondi alternati. Andiamo a fare 4 serie per 10 ripetizioni per entrambe le gambe, ovviamente con un recupero di 40 secondi, dove l'affondo, mi raccomando, andate a portare un passo abbastanza lungo da poter portare tutte le gambe, tutte e due le gambe a 90 gradi, e l'affondo ricordatevi che è verso il basso e non in avanti, ok? Cambia tanto, perché in avanti vado a sollecitare l'articolazione del ginocchio e del menisco, mentre se faccio un affondo verticale, cioè verso il basso, questo non succede. Cambiamo gamba. E adesso inizia il difficile. Terzo esercizio, andremo a eseguire una super serie, ragazzi, con squat, con sovraccarico, ovviamente con i manubri in posizione neutra o un manubrio in posizione verticale davanti a noi, in modo tale da non sollecitare la schiena e i lombari, e squat in isometria. Quindi andremo a eseguire 3 serie da 10 ripetizioni per lo squat in sovraccarico, in super serie con 3 serie da 30 secondi di squat isometrico. Il recupero 1 minuto ogni serie. Questi due esercizi, ragazzi, mi raccomando, mantenete la postura della schiena quando scendete per andare a eseguire lo squat, e quando andate a fare lo squat isometrico voglio che le braccia davanti a voi rimangano tese, in modo tale da potervi permettere di tenere la schiena bella eretta. Le mani dritte con la schiena, le mani davanti mi servono appunto per mantenere la posizione giusta, per sentire il carico sui quadricipiti, sul femorale e sul gluteo. Quarto esercizio è un esercizio che va a sostituire la leg extension in palestra, ovvero si chiama CC squat da terra. Siamo in ginocchio sopra un asciugamano, ragazzi, perché sennò vi logorate le ginocchia, e dobbiamo andare a eseguire un'estensione all'indietro mantenendo l'asse della schiena e cercando di sbilanciarci all'indietro con la parte alta del busto, mantenendo fermo il bacino. Quindi voglio che dal bacino alle spalle sia un corpo unico che si inclina all'indietro per andare a sollecitare il retto femorale, cioè quello che andate a lavorare con la leg extension in palestra. Mi raccomando, eseguite l'esercizio prima, se non l'avete mai fatto, senza peso, per capire com'è l'esecuzione, e poi andate a mettere un sovraccarico tenendo un disco davanti a voi per poter creare un po' di sovraccarico. Qui andiamo a eseguire 4 serie da 10 ripetizioni con 30 secondi di recupero. Esercizio, ragazzi, qui arriviamo quasi in fondo. Andiamo a eseguire uno squat bulgaro, ovvero la gamba posteriore appoggiata dietro di noi su una panca rilassata, col collo del piede rilassato appoggiato alla panca, l'altra è in posizione per andare a eseguire lo squat bulgaro. Quando vado in affondo
con la gamba singola il ginocchio non deve mai passare la punta del piede, quindi sempre un affondo verso il basso, ragazzi. I manubri sono di fianco a noi per creare un sovraccarico, vado a stimolare il quadricipite femorale e vado già a scaldare il bicipite femorale e l'attaccatura del gluteo per l'esercizio successivo. Qui andiamo a eseguire 4 serie da 10 ripetizioni con 40 secondi di recupero. Testo esercizio, andiamo a sfinire i quadricipiti andando a fare gli affondi in camminata in progressione, quindi in avanti. Se non avete abbastanza spazio a casa da poter fare 20 affondi per gamba camminati, ovviamente ragazzi ripetete finché non fate 40 ripetizioni di affondi. Qua andiamo a fare 3 serie da 20 ripetizioni per gamba, ok, con 30 secondi di recupero. Se riuscite a usare un piccolo sovraccarico va bene, ma anche a corpo libero direi che lo stimolo lo sentite moltissimo. Mi raccomando, l'affondo lo voglio corretto fino in fondo, un bel passo a 90 gradi per poter portare tutte le gambe verso il basso. Il ginocchio sfiora il pavimento e torno verso l'alto per poter portare l'altro passo. Ultimo esercizio, vado a simulare un leg curl come nella panca in palestra. Quindi sono sdraiato prono sulla panca, quindi di petto, le gambe sono completamente stese, il ginocchio rimane fuori dalla panca. Ragazzi, se non avete una panca potete farlo anche da per terra, non è un problema. Vado a incastrare il manubrio in mezzo alle punte dei piedi e vado a contrarre il femorale verso il gluteo. Mi raccomando, mantenete tanto la fase eccentrica quando tornate all'indietro nell'estensione della gamba, perché è l'unico momento dove potete farvi un piccolo trauma, quello che può essere uno stiramento al femorale o all'adduttore. Quindi mantenete tantissimo la fase eccentrica. Una volta che arrivate quasi in massima estensione, torno a contrarre il femorale verso il gluteo. Vado ad eseguire 4 serie da 20 ripetizioni con 40 secondi di recupero. Ottavo esercizio, ragazzi, ed ultimo, vado a stimolare un po' i polpacci. Ok, che molti mi avete chiesto quando facevo un allenamento per le gambe i polpacci dove sono. Avete ragione, questa volta li abbiamo messi. Andiamo a fare, ovviamente adesso siamo in casa, quindi siamo un po' vincolati dagli esercizi, dalle varianti degli esercizi da fare. Vado ad eseguire una super serie composta da il calcio in piedi con entrambi i piedi, diversi tipi di aperture, quindi dritte, con i talloni uniti e con le punte unite, ok? E dopodiché vado a eseguire in super serie con il calf in piedi, calf singolo, quindi a una gamba sola, con sovraccarico però qua. Quindi vado ad eseguire 3 serie da 20 ripetizioni per il calf a corpo libero, quello a due piedi, e 3 serie da 10 ripetizioni per quello a calf singolo con sovraccarico. 40 secondi di recupero. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, lasciate un like qui sotto e un commento, perché ci tengo e voglio sapere anche la vostra impressione dell'allenamento. Se volete farmi seguire da me, non vi resta altro che mandare un'email a teamcommandocoach@gmail.com, oppure qui sotto troverete direttamente il link per scrivermi in direct o comunque i miei contatti per contattarmi in privato. Ragazzi, ci sono state fatte tante domande anche in questo periodo di quarantena: posso integrarmi? Assolutamente sì, perché comunque se vi state allenando l'integrazione è sempre consigliata, e soprattutto è sempre consigliata per aumentare le vostre difese immunitarie. Oggi è brutto tempo, io sono fuori in canottiera, quindi capite che l'integrazione è importante, ragazzi. Mi raccomando, se dovete comprare degli integratori,
Progis è numero uno sul mercato. Non vi resta altro che scrivere i due codici sconto, le due campagne promozionali che vanno in parallelo, una è Commando 10, l'altra è TC10. Una si occupa della parte alimentare, quindi avrete dei prodotti in promozione per voi alimentari, l'altra invece dei prodotti a livello di integratori, di integrazione, quindi avete tutti omaggi con integratori.